Ciao ragazzi, qui Paranormal e Comics. bentornati in quest'altra apertura di Titans Adrenaline XL 2023. Siamo di nuovo alla ricerca di qualche carta un po' che ci possa gasare, un che ci po' possa piacere, spaziale, ragazzi. e quindi andiamo con altri 6 pacchetti. Come vi ho detto, ci stanno card invincibili, card delle War Titans, ci card stanno un po' di più tutto. vincibili. Esattamente, card più vincibili. E le Momentum, che a noi non ci dispiacerebbe trovare, anche perché sono un po' di grafica diversa, sono un po' speciali, capito? Valgono qualcosina. Valgono in qualcosina in più. Stavo di partire tu, però. E parto io. Non posso partire sempre io, sennò qua vamos. Facciamo, ne parto sempre io. No, no, no. Scusami. Vado, vado. Dai, dai, speriamo di trovare qualcosa di bello. Ma mi piace c'è... che il retro sia uguale a quello di sì, quello è perché la collezione, come abbiamo detto, prendiamo anche il box, è 100% compatibile. Top. Allora, abbiamo Lazovic Legend, è difficile da scioglilingua. Poi abbiamo Coppola Next Gen. Poi abbiamo Dumfries War Star, ragazzi. Buona. Aspetta allora, un attimo. E guardiamo. Che c'è? Che nazionalità è lui? Olandese, infatti. La bandiera dov'è? Eh no, c'è il blu, c'è il bianco. Ah, c'è... pensavo fosse uno sfondo unico. No, no, perché mi sembrava molto simile a quella là che è lo sfondo di solito. Quindi ho detto, ma è possibile. Warstar. Allora ci sta. Ecco, chiamo il VAR. Comunque, okay, una Tompi Impact, nuova firma. Warstar, ci sta una ogni bustina. Eh sì. Le War Titan, che sono. Eh sì, sono rare le War Titan. Sì, ne avevo trovata una che è quella di Szczesny con la rete dietro, molto bella. Muro d'acciaio, ragazzi, già l'abbiamo trovato, mi sa. Ok. Lazio. Next Gen Zovko. Allora, apprezzo che Panini per dà spazio anche a chi, diciamo, di solito non trova spazio nemmeno nell'album dei calciatori. No, poco. No! Però, cioè, veramente alcuni di questi penso che sono talmente rughi. Cioè, non si sanno manco, ma manco la squadra e li hanno comprati. Non sapevano di essere stati acquistati. C'è stato Loi che mi indica, Toloi, io Toloi ti dico che cioè, se stai nazionale, mi raccomando, fai bene, perché nazionale... l'altra è il Napoli, finalmente, Lider allora, Meret. Che stava facendo una buona stagione, sì, una sì. grande stagione, si è ripreso dopo, diciamo, le critiche di Empoli. Sì, non era stato il massimo, però dai, è passato. No, è no, fa piacere come stia giocando. Tra l'altro penso che pure lui ora indosserà la maschera, perché mi sembra proprio che ha fatto male. No, bene. Quindi pure lui avrà la maschera. Saremo una squadra tipo di carnevale, ti mascherà. Uffa, ma è vero casato questa. No, chiama il VAR. Questo retro abbiamo Biraghi, che fa... I formaggi, famoso. Un po' di passaggi chiave a partite, e poi abbiamo... Un attacco stellare della Salernitana e poi Samuele Vignato, fratello di un altro Vignato. Di quell'altro Vignato che gioca nel Bologna. Esatto. Che mi sa Emanuele Vignato. Ma sa pure Vignato il tizio che fa. Che fa YouTube. Sì, sì, sì. Che sì, c'era sì. il fratello che aveva scritto. Sì. Tipo, mio fratello è famoso, ti ricordi? Sì, sì, una cosa del genere. Comunque, salutiamo i Vignato di tutta Italia. Cioè, adoro. Tutti adoro. Loro. Sì, ragazzi, comunque il tizio che fa video su YouTube, quello lì. Non mi ricordo, sì, mi sembra. E sì. mi ricordo che c'era suo fratellino che ci scriveva. Ora si può stare grande, sì. questo ragazzo. Sì, veramente. E vabbè, comunque mi ricordo che diceva: dovevamo. Ah, che bello! Dovevamo dargli corda perché lui era il fratello di Vignato. No, oh, però si è rovinata la cosa. Che ca. Succede. Ma solo quello, mi sa. Dai, che palle, però. Oh, che bello! Federico Chiesa, ragazzi. Dai, dai, dai la nazionale che sta giocando stasera. Ha fatto gol e rete. Oh, dai, sai, sta anche stasera. Sì, sì. Nice. Questo. Oh, questo ragazzo davvero potrebbe essere un battistuto. Vediamo. Vediamo. Top Impact. Oh, guarda che Medel rompe più o meno 7 gambe a partita, frate. Come Top Impact. No, 7,12 recuperi a partita, che poi si sì, sono gambe rotte. Sembrava Kvaratskhelia. E invece è Berezinski. Sembrava amore, un Calesse. Questa però è davvero girata così. Questo è bello. Teo Hernandez, leader, ragazzi, ma perdonami Teo Hernandez, ma abbiamo altro da vedere. Dai, casa, è un casa attaccante. Un casa un po', dai. Vogliamo vedere di chi è? Fa guai. Non faccio guai. Non fa guai. È 3 stelle. E là. Quella. È del Milan. Ed Quella. È World Titan. Olivier Giroud, ragazzi. Niente male, niente tanta male, roba, ragazzi. Questa è una su 8. Molto, molto bella questa. Ed era girata, quindi... Ci sta, quindi le rare sono girate. Vabbè, questo era abbastanza... Cioè, allora, quella là di Szczesny figa che avevi detto, che roba era. Non lo detto so. Era World Titan, però... Sì, è un'altra World Titan. Però vedi, lui c'ha la rete dietro, no? Ok, come cosa, perché è un portiere con la sua immagine di giochi, invece Giroud è in primo piano con lo sfondo nazionale. Questa ne varia la cosa. Attenzione. Ci piace. Attenzione, con la rarità. Interessante. Lo seguiamo. Qualcuno ci ha chiesto, ragazzi, quando escono le scorre. Ci sta uno di voi, ragazzi, non ricordo precisamente il nome, perdonami, su Instagram, che ogni giorno mi chiede quando escono le scorre. Ragazzi, neanche noi lo sappiamo. Si presume per aprile, ma non sappiamo quando. Mamma mia. Teniamo tutta la squadra del Napoli tra poco, bello. Questa collezione per noi avrà un valore speciale, spero, quest'anno.
Ok, basta che coccolare con Lozano. Sono due, però, raga, a me Lozano mi credi pareggio sempre politano. Anche a me non piace. Oppure sì, però li alterneremo veramente 50-50, perché, boh, c'è cioè Lozano secondo me alla fine della fiera, cioè mezzo flop. Sì e no. Comunque fu pagato parecchio. Sì, diciamo di sì. E non è mai proprio esploso del tutto. Meno male. Meno male, città. L'abbiamo pensato tra War Star, Roma, la Croazia. Ok, Arnautovic. Cosa fa di speciale? Ernazzi. No. Si può dire. Dai. Allora, fa gol a partita 0,57. Che sì, che poi sentivo... Poi vedi Haaland, tipo... Otto a partita. Sentivo Cronaca di spogliatoio. Attenzione, un portiere. Sentivo Cronaca di spogliatoio. Sì, niente, non è una sponsor che... No. Non hanno bisogno di noi. No. Che lui tipo sta giocando poco perché ha litigato con l'attuale mister, dovrebbe essere Thiago Motta. E parlavo del fatto che Thiago Motta spesso si impunta contro i leader delle squadre. Sì, è vero. E... sì, lui è forte, cioè penso che lo sparavo in Bologna. Invece, tramite cronache di spogliatoio, un fatto divertente è l'intervista a Buffon che hanno fatto. Insomma, era calciatori brutti, uno dei due. Hanno fatto un'intervista a Buffon comunque durante un podcast e ha detto che lui, secondo lui gli italiani non capiscono un cavolo di calcio perché Thiago Motta secondo lui è stato uno dei giocatori più forti che ha giocato in nazionale davvero nel ruolo sì, in cui però, essendo lento. Dibattibile. Attenzione! No! Un altro War Titan! Però scende, è sempre lui! Però aspetta, è sempre lui! È così goffo poi! Però aspetta, è diversa lo sfondo! Sì, sì. E quindi è diversa come War Titan! Ma che? Non ho capito sta cosa! 2-4-8, ma tipo hanno fatto 8 scesni diversi, ma che no! È da 2-4-8 a 2-5-1! Abbiamo Szczęsny che si tuffa, Szczęsny che mangia la pasta, Szczęsny che prende il caffè! Ma che? Vabbè, ma è uscito pure... Quindi pacchetto un po' partenopeo con Di Lorenzo dal 2018, sì, perché prima stava chiaramente in Serie B, in Serie C. Vabbè, ci sta. Comunque, mentre apri il tuo pacchetto, poi magari facciamo qualcosa di calciatori panini, io invece vi racconto quello che ho visto ieri sera. No, vai, racconta. Da Zona, anche questa chiaramente non è una sponsor, anche che si fanno pagare profumatamente. Sì. Ho visto il documentario Stavamo bene insieme, non so se l'hai sentito. Ti consiglio di recuperare magari qualche spezzone su YouTube. Me lo recupererò. Racconta del Milan di Ancelotti. Oh, bello. Mi credi, cioè veramente. Vabbè, leggendario. Io tifo Napoli, ma una leggenda in tema. Cioè, certo. Vedi quella squadra veramente. Beh, ci sta come cosa. Attenzione. Sì, tutto un racconto. Là, un TT. Oh, dal 2013 una trena però di un'altra trena in spagnolo, penso, occhio. Eh sì. Qui stava e poi pure la Barça. Beh dai, ci può stare, sì, vabbè, ci sta comunque questo. Invece ho saputo che stasera, dopo la partita della nazionale, c'è uno speciale subito dopo su tipo un gol fantasma che sono 40 anni che si dibatte della Roma, una cosa, cioè, non è quello di Montari. È tipo della Roma, questo gol che fa annullato e la Juve vince il suo primo, tipo la sua prima finale. Chi è questo? È lui, è famosissimo. Ma quanti anni ha? Ma poi 99, è più, più grande di me, sembra veramente più piccolo di me. Eh sì, è la faccia. Col pani, vabbè. Soppi, soppi, uè. Si potrebbero mancarci. Coppa Italia. Il Gaia. Che numero c'ha il Gaia? Gaia c'ha il numero 185. No. Devo controllare, ma scusa, questo con la pesce di Martino vogliamo controllare il pani. 318. Io ma non l'ho mai visto così in faccia. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, vabbè. Ah, eccolo, l'ho trovato la volta scorsa, è stato cancellato dalla lista. Infatti, infatti. Gli scudettini, dice il numero un secondo. Gli scudettini, vado col numero... 656. No, 643 è l'ultimo, quindi... E allora vai, col tuo pacchetto. Va bene, vado io veloce. Andiamo. Però due portai hanno tanta roba. Tanta roba, sì. Certo, vorremmo un invincibile, un momento. Certo, vorremmo qualcosa di un po' più raro, esatto. Sì. Anche che sono rimasti ormai 6 pacchetti solo. Eh sì. Siamo già in chiusura di box. Siamo abbastanza in chiusura di box, dovrò prendere Tech Pack e Pro, lo teniamo. Caputo, ne sono quasi convinto, 431, sì, lo abbiamo, va bene. Poi che ci serve? Allora, 392 Fazio, lo dovremmo avere. Di Silvestri pure. Dionisi, oddio, potrebbe mancare, 462, no, a 46 ci manca, va bene. De Silvestri a 38, la teniamo ragazzi, tutte quante doppie. Vabbè raga, qua è il box Titans, vedete? Esatto, è un box Titans, se n'è andato. Possiamo pure fare... E per le doppie dove le mettiamo? Vabbè, le recuperiamo, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacchetti che apriremo nell'ultimo video Titans. Quindi lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo alla prossima. Bella!